Una serata per accompagnare il conto alla rovescia verso il prossimo Festival di Sanremo con il ricordo delle prime edizioni, la cosiddetta epoca d'oro negli anni 50 e 60. E lo spettacolo è andato in scena al Teatro Martinetti di Garlansco con Bruno Gambarotta e Claudio Porchia, quest'ultimo autore del volume Sanremo Story, frutto di un'accurata ricerca storico-fotografica. I primi 25 anni sono quelli in bianco e nero che si sono svolti al Casinò, sono quelli che vediamo, probabilmente sentiamo anche come più lontani, ma sono anche quelli che le persone ricordano con più piacere, sono gli anni in cui è nato il festival, nasce la radio, poi ti passa alla televisione. Ci sono cose in silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. Alla serata hanno partecipato alcuni allievi di Una città per cantare, la scuola di musica fondata da Ron. Non poteva mancare un omaggio al cantautore garlaschese con la sua canzone d'esordio a Sanremo, Pa, diglielo a Ma. Pa, ma non detto che tu alla stessa mia età cominciassi così, perdonami pa. Bruno Gambarotta ha raccontato i suoi festival vissuti da tecnico. Negli anni 60 faceva il cameraman della squadra Rai incaricata delle riprese televisive. Questo stile di lavoro, la Rai di quegli anni, che non ha niente a che vedere con quella di adesso dal punto di vista dei mezzi tecnici. Quattro telecamere, una quasi sempre non funzionava. Il compito di Gambarotta era quello di manovrare la telecamera posizionata sul palco. Poteva così capitare che, nel caso qualche cantante si bloccasse dietro le quinte per l'emozione, a lui toccasse dare una spinta. I Bazzanichi al gesto dell'aiuto del regista non si muove, rimane inchiodata lì perché probabilmente è stata presa da un colpo di panico. Perché debutti, non è che... Allora dagli una spinta, mi hanno detto, io ho dato una spinta che in momenti volava giù dal palco. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Erano anni di grande ingenuità, anni in cui se qualcuno adombrava la presenza di una combine con un vincitore già deciso in partenza, bastava far arrivare in Riviera un investigatore al di sopra di ogni sospetto. La Rai decide che a questo punto, per sgombrare il campo da questi problemi, pensate chi ci manda, guardate là, manda il commissario Maigret. Maigret svolge un'indagine con la giuria, guardate sotto, e tiene una conferenza stampa fuori dal festival in cui dice... Tutto regolare.